La pandemia e il lockdown hanno letteralmente stravolto le nostre vite. La paura, il cambiamento delle abitudini e lo sconvolgimento sociale ed economico sono destinati a incidere sulla salute e sul benessere delle persone. Ma fino a che punto tutto questo condizionerà le nostre vite? Una risposta punta a darla il Neuromed con un nuovo e significativo studio. In effetti, in questo periodo sono cambiate le abitudini alimentari, l'attività fisica è stata in molti casi quasi del tutto azzerata e ha aumentato lo stress causato anche dalle notizie allarmanti o dalla paura di perdere il lavoro. La nuova ricerca dell'Istituto di Pozzilli vuole fare chiarezza su questi aspetti partendo da solide basi. Saranno infatti coinvolte le 25.000 persone che dal 2005 partecipano al progetto Molisani e di cui già si conoscono in maniera approfondita condizioni di salute e stili di vita. In particolare ci interessa capire se sono cambiate le abitudini di vita, gli stili alimentari, l'attività fisica, l'abitudine al fumo, l'aver bevuto più o meno alcol, l'aver sviluppato una situazione di particolare stress. Per questo motivo abbiamo sviluppato un questionario ad hoc, diciamo web-based, cioè che si può compilare attraverso il web, e richiameremo telefonicamente i partecipanti allo studio Molisani per poterlo compilare insieme a loro. Speriamo, in un tempo relativamente breve, di avere delle informazioni importanti sulle conseguenze della pandemia, non solo a livello infettivologico, ma soprattutto a livello delle altre malattie cronico-degenerative. In questi giorni ci si è preoccupati tantissimo del coronavirus, al punto da dimenticarsi di altre malattie importanti, ma le patologie come quelle cardiovascolari o i tumori, solo per citarne alcune, non sono affatto sparite. Al contrario, rischiano di causare più morti e sofferenze del virus stesso. Il nuovo questionario che somministriamo ai molisani intende anche sottolineare e attrarre l'attenzione sul fatto che nel periodo di quarantena, di lockdown, ci siamo tutti molto preoccupati del contagio, della malattia e magari abbiamo trascurato dei problemi che potevamo avere prima che cominciasse questo periodo. Dobbiamo ritornare adesso ad occuparci della nostra salute in un senso più globale e anche delle malattie che eventualmente portavamo con noi e che non sono andate in pensione in questo periodo.